Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Bioshock. Oggi scopriamo molti segreti di Rapture e sui suoi abitanti, tuttavia saremo costretti ad affrontare i temibili Big Daddy per ricavare il prezioso Adam dalle sorelline. Poi abbandoniamo l'area medica e raggiungiamo il porto, dove ci attendono pericoli molto più grandi. Buona visione! Ottimo, eccoci ritornati nel padiglione medico. Siamo alla ricerca del dottor Steinman, il medico che gestisce praticamente tutta questa zona. Abbiamo assolutamente bisogno della sua chiave per potercene andare da questo posto. Aspetta che intanto ho trovato un altro diario. Ad Auschwitz mi mettono al lavoro su esperimenti genetici su altri ebrei. Mi chiamavano Das Wunderkind. La bambina meraviglia. Addirittura. I nazisti non sanno parlare d'altro che di occhi azzurri e della forma della fronte. A me interessa sapere perché uno nasce forte e un altro debole. Uno intelligente e un altro stupido. Con tutto quel massacro, pensi che i nazisti fossero interessati a scoprire qualcosa di utile? Bella domanda. Nel frattempo abbiamo trovato un ulteriore plasmide per la... Oh, la telecinesi? Raccogli gli oggetti con la forza della mente. Cos'altro vuoi sapere? Molto utile. Oh, non hai altri slot dei plasmidi. Dovrei sostituire un plasmide. Per adesso togliamo incenerimento perché elettroscarica è di un'utilità veramente assurda. Scaglia oggetti contro i nemici. Afferra al volo le granate e falle tornare indietro. Ma per cosa li usavano sti plasmidi a Rapture? Porca di quelli per porca. Perché mi stanno salendo i peggio dubbi. Ah, adesso ho capito perché c'è una macchina lanciapalle. Quindi io posso tipo afferrare le palline al volo e rispedirle direttamente al mittente. Oh, back fortuna. Aspetta, che ho trovato anche dei pallettoni. Quindi mi permettono anche di recuperare eventualmente oggetti che sono nascosti fuori dalla nostra portata. Tanto utile. Buongiorno signora. Oh maronne, utilerrimo. La signora è arrivata al momento giusto in effetti. Beh, per me, non tanto per lei. Se c'è una cosa che ho capito di Rapture, oltre al fatto che sono tutti fuori di testa, è che è cosa buona e giusta vedere di esplorare praticamente tutto, perché le cose migliori sono nascoste nei punti più impensabili. Perfetto, vediamo di proseguire. Facciamo attenzione. Qui abbiamo delle scorte mediche. Ah, dannazione, questo non si apre. Vediamo un po', da questa parte non siamo stati. Qui dove ci hanno teso l'agguato durante lo scorso episodio. Che succede? Oh oh, no! Ok, cerchiamo di colpirla con una scarica elettrica e poi proviamo ad abbatterla. Perfetto, ricarica ciccio e olè! Ottimo, così adesso non è più un problema. Da quest'altra parte gente morta male e la chiave. Aspetta un secondo, telecinesi scelgo te e chiave a me. Vediamo un po'. Oh, ok, possiamo aprire quest'altra zona. Oh, c'è una signora, allora aspetta un secondo, vediamo di aggirare rapidamente questa telecamera, così che mi spawnerà qualche Giorgio in caso i nemici finissero nel suo raggio d'azione. Signora, stia buona, non faccia follie. Garisco un paio di preti sulle gengive, aspetta che non entro lì dentro. Perfetto, ottimo. Mi dia tutti i proiettili. Signora, dove è caduta la pistola? Vabbè, facciamo finta di nulla che è meglio. Perché qui sono finito pure io, buon salve. No. Porco cane. Che spavento, aspetta. Ok. E vediamo di... Maronne, sono rallentato a girare anche questa. E vabbè, ti piace aggirare facile. Ponci, ponci, popopon. E voilà. Ok, mi avete detto nei commenti che al massimo il mio portafoglio può portare circa $500. Quindi devo evitare di accumulare troppo denaro, altrimenti dovrò lasciarlo indietro. Pallettoni elettrici per il fucile. Probabilmente stunneranno temporaneamente i nostri avversari. Ok, non ci resta che entrare a sto punto da quest'altra parte. Vediamo un po' se mi abbasso. C'era il tatticone. Perfetto. Maronne, che succede? Non vedo nulla. No. Sono abbastanza sicuro che non ci fosse una signora morta male fino a un secondo fa. Però, uilala. Buongiorno plasmide, abbiamo hacker rapido, l'oggetto più popolare della collezione Axmart. Hacker rapido ti regala il tempo che ti serve per aggirare qualsiasi dispositivo elettronico. Quindi riduce la velocità del flusso quando giri. Perfetto, attiviamo anche questa. Maronne, non vedo praticamente nulla, porco cane. Signore, mi ha fatto prendere uno spavento assurdo. Mi ha fatto il big jump scherone. Aspetta che ho trovato intanto una registrazione. La Tenenbaum. A volte quella poveraccia mi fa bene. Un'immaginazione così limitata. Contenta di starsene lì tra taniche di Adam a regolare, ottimizzare. Io ho bisogno di creare. L'Adam è la tela della modificazione genetica, ma i plasmidi sono i colori.
Signora, sta ancora fischiettando da morta, lei mob, dettagli. Perfetto, intanto abbiamo trovato una zona segreta. Aspetta che c'era anche del danaro. Altri pallettoni elettrici, molto molto utili. E voilà, possiamo uscire da questo cavolo di posto. Ok. C'è ancora qualcuno, facciamo attenzione. Direi che possiamo cercare di raggiungere quindi l'ufficio del dottore. Perfetto, abbiamo praticamente visitato quasi tutto il padiglione. Non ci resta che l'ultima zona, il nostro obiettivo si trova da questa parte. Ci aspetta ovviamente una difficile boss battle. Buongiorno Willa. Che spettacolo, no? Metto l'idea di una città sottomarina, è geniale. La bellezza non è più, nemmeno una del tuo. Tanto lo sappiamo che prima o poi dovrò battere uno di quei cosi. Maronne quanto è grosso. Mischiamo i criminali con le persone per bene. Signore, lei sarebbe stato un ottimo nazista, eh? Permettiamo ai brutti di mischiarsi ai belli. Gente completamente fuori di testa. Ryan avrà reclutato dei grandi geni, non dico di no. Tuttavia, anche gente completamente andata di cervello. Aspetta, sento qualcosa. Fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì, dai, 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 dai. Porco ho buttato giù tutto. No, 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 no. Che cocchio. Basta tirare granate. Aspetta un secondo che posso riaprirmi il passaggio, perfetto. Ah, un attimo che avevo finito tutto, aspetta. Oh, ok, il signore è esploso da solo. L'abbiamo risolta pacificamente. Se non fosse stato per la telecinesi, non sarei potuto andare effettivamente avanti. Aspetta che do un'occhiata in giro. Devo hackerare tutte queste cavolo di macchinette. Aia, questo è difficile. Altrimenti non riuscirò a comprarmi tutto quello che mi serve. Oh no, ci sono pure quelle che fanno scattare l'allarme. Oh, porca di quelli per porca, aspetta. Ok, questo è stato più bastardo dei precedenti. Mano a mano che andiamo avanti, presumo che hackerare sarà molto più difficile. Mi servono assolutamente dei kit di Eve. Perché non posso usare altrimenti i poteri. Ottimo. Vediamo di andare avanti. Dottore, boom, so. Maronna, che spavento mi sono preso. Salve signora, non si alzi per me, perfetto. Vediamo cosa ci narra quest'oggi il dottore. Oggi ho pranzato con la dea Steinman. Mi ha detto: sono qui per liberarti dalla tirannia del luogo comune. Sono qui per mostrarti un nuovo tipo di bellezza. Le ho chiesto: che cosa intendi, Dea? La simmetria. Ah no, anche tu con la simmetria. È tempo che si faccia qualcosa sulla simmetria. Oh no, si sarà messo a fare i peggio esperimenti sulle persone. Perfetto, intanto abbiamo hackerato un altro Giorgio. Quindi adesso ci dovrebbe accompagnare nelle notte disavventure. Aspetta un secondo che c'era il tizio. Ehi là! Anche una torretta laggiù, corri, corri più veloce, corri più veloce, corri più veloce. Ok, maronne quanti aggiramenti quest'oggi. Perfetto, aggiramento riuscito. Ok, diamo comunque un'occhiata veloce veloce in zona. Si sa mai che troviamo qualcosa di utile. No, 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 no. Ribadisco, sapevo che sta meccanica l'avrebbero usata parecchio. Ma qua ne stiamo effettivamente abusando. Ok, non posso permettermi di far scattare allarmi in effetti. Perfetto, almeno abbiamo trovato qualche kit div, pallettoni, proiettili, del danaro, cadaveri. Ottimo, ottimo. E un'altra cassaforte. La possiamo aggirare in automatico? Senti, o l'auto aggira? Al diavolo, ogni tanto mi permetto anch'io. Qualche piccolo sfizio all'interno. Due kit medici, proiettili perforanti e anche un pochettino di danaro. Afrodite si aggira per le sale, lucente come un bisturi. Steinman mi chiama. Steinman. Non è minimamente inquietante tutto ciò. Cercando, apri gli occhi. E quando la vedo, lei mi taglia 100 no! Meravigliosi pezzi. No, assolutamente no, buon uomo. Oh, ecco il dottor Steinman. Non vuole stare. No, dottore, dottore si fermi, dottore si fermi. Bellissime, ma poi qualcosa va storto. Ah! Troppo grassa. Questa è troppo alta. Questa è troppo simmetrica. Come troppo simmetrica? Andava bene. Chi è questo? Dea. Un intruso. Oh, 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 oh. Sarai bello te, porco cane. Allora, ho visto che abbiamo anche i proiettili anti-uomo. Ah, ne ho solo 5. Per un secondo mi ero gasato. Sarebbero stati probabilmente perfetti. Allora, teniamo fuori la mitragliatrice. Così lo crivello anch'io di colpi. All'occorrenza, dottore, buongiorno. Ho una punturina per lei.
e con punturina intendo la 220. Stia buono, dottore. Non faccio follie. Porco cane, è bello resistente. Aspetta un secondo. Posso usare anche la telecinesi? E gli sparo contro. Oh! Questo l'ho sentito. Aspetta, giù. Giorgio, vai avanti tu. Bravo, Giorgio. Rendimi fiero, ragazzo mio. Levati, Giorgio. Ok, dottore, basta. Il suo turno è finito. Se ne vado a casa. Porco cane, mi ha fatto popone cifra male. Maledetto pazzoide. Questo era andato completamente fuori di testa. E voilà, chiave dell'accesso di emergenza. Adesso mi dai i proiettili antiuomo. Ma io ti picchio male, santo cielo. Era ora che qualcuno si occupasse di quel bastardo. Ora prendi la chiave da Steinman e torna all'accesso di emergenza. Io mi sto facendo strada per il retro di Fort Nature. Dovremmo essere lì presto. Quindi davvero l'Adam li ha fatti andare completamente fuori di testa? A parte che, voglio dire, erano anche troppo assetati di potere. Ottimo, vediamo se recuperiamo qualcosa dalla cassaforte del buon dottore. Speriamo di trovarci una grande quantità di denaro in modo tale da potermi permettere di acquistare un po' di proiettili. E... buongiorno, ho aperto un cassetto. Kit medici, l'unica cosa che non mi serviva, dannazione. Petalti, proiettili qua dentro, porta via. E nel cadavere della povera signorina trucidata male abbiamo un'altra registrazione. No, ma povera, avanti. Mi scusi? Bisturi. Dottore, non è prenotata per un listino. Su, non perdiamo tempo. Dottore, la smetta di tagliare. Dottore, la smetta di tagliare. Chiamo il primario. Chiamami il primario. Subito. Era andato già completamente fuori di testa. Nel frattempo abbiamo scoperto che... oh! Scarica statica, non ti avevo neanche visto, dicevo. Nel frattempo abbiamo scoperto che gli abitanti di Rapture non sono personcine molto intelligenti. Come ho fatto a non vederlo? L'ultimo ritrovato nel ramo dei deterrenti bellici genetici. Usa le scosse elettriche per colpire chiunque sia abbastanza stupido da attaccarti. Sentiti sicuro, perché con scarica statica sei al sicuro. Quando sei colpito, emetti una scarica di elettricità danneggiando tutto ciò che ti circonda. Oh! Non male! Ci sono davvero un sacco di plasmidi. Quelli che preferisco effettivamente sono quelli con poteri passivi. Perfetto. Ok, abbiamo palpeggiato tutti i signori e le signore. Quindi direi di andarcene finalmente da sto cavolo di posto, sperando che nessuno provi a fermarci. Che succede? Sembra che il mondo intero stia crollando. Wow! Un flashback all'improvviso? Cosa sta accadendo? Oh no, non posso tornare indietro, dannazione, da questa parte. Wow, è venuto giù praticamente mezza struttura. Buongiorno. È una bimba. L'occasione per procurarti un po' di ata. Da dove? E cavolo, è sputato sto cavolo di Big Daddy. C'è morto malissimo. Bambina? Bambina, me lo dai un po' di Adam? Dove sei? Oh, maronne. Giorgio, spara al signore. Spara al signore. Chi è che gli ha sparato? Prossimo a essere colpito sarai tu. Signora Tenenbaum, che piacere conoscerla. Un po' di Adam, il minimo indispensabile. Non gli permetterò di fare del male alle mie bimbe. Tranquillo, amico, quella non è una bambina, non più almeno. Merito della dottoressa Tenenbaum. Vite, non farle male, non ho il cuore. Una bella predica dal mostro che si è inventato per primo quelle creature. Hai preso delle belle bambine e le hai trasformate in mostri, vero? Fammi sentire, ragazzo. Non sopravviverai senza l'Adam che quelle cose trasportano. Sei pronto per barattare la tua vita, quella di mia moglie e mio figlio, per i piccoli Frankenstein della Tenenbaum? C'è un altro modo. Usa questo. Liberali dal tormento. Abbi fiducia in me. Ne varrà la pena. Vedrai. No, vabbè, ma povere bambine, non gli posso fare del male. Dottoressa, lei comunque era fuori di testa? Questa è la Tenenbaum, la dottoressa che abbiamo sentito prima che parlava di Auschwitz e via dicendo. Quindi ha fatto esperimenti sulle povere ragazzine? Ma no, ma non posso farti del male, poverina. Scegli se salvare la sorellina o prosciugarla. Se la prosciughi, otterrai il massimo di Adam da utilizzare per i plasmidi, ma lei non sopravviverà nel processo. Se la salvi, otterrai meno Adam, ma la Tenenbaum ti ha promesso che ne varrà la pena. Ok, quindi se premo Q la posso salvare? Tranquilla, ragazzina, lo faccio per te. No, non ti sto palpeggiando, non è un reato, vai tranquilla. La tua mamma adottiva me lo consente. Oh, ma guardala. Ma che gentile che sei. Il sentiero della rettitudine non è sempre facile, vero? La ricompensa diventerà chiara. Sii
È l'ora del sonnellino, angioletto. Ah, oh, ma che tenera creaturina, vuoi una mano? Mi sta trattando come un idiota. Quelle cose sembrano delle ragazzine, ma l'apparenza inganna. Gli serve tutto l'Adam possibile per sopravvivere. Sì, ma non a discapito della vita delle bambine, dai, non sono così bastardo. Incroci un'altra di quelle macchine Gatherer's Garden. Cerca di recuperare un paio di nuovi plasmidi. Sembra che non costino troppo. E vabbè, pian pianino vediamo effettivamente di modificare tutto il nostro DNA. Ok, recuperiamo tutto da eventuali cadaveri e via dicendo. Perfetto, abbiamo anche una registrazione che dopo ascolto. Ok, allora abbiamo 80 unità di Adam e posso comprare o diverse abilità oppure possiamo migliorare la barra della salute o quella del Live. Ammetto, quella del Live si scarica molto in fretta, consumerò tutto l'Adam. Io sono più per il passivo che per l'attivo, detto così suona male. Perfetto, sono abbastanza sicuro che... ok, è salita parecchio. Ci tornerà comunque molto ma molto utile. Non solo quelle bambine sono delle vere fabbriche di Adam, sono quasi indistruttibili. Addirittura! Rigenerano qualunque lesione con versioni staminali delle cellule morte. Ma la relazione con le lumache impiantate è simbiotica. Togliendo la lumaca, l'ospite muore. Quindi non si può considerare omicidio, ha detto la Tenenbaum. È più come togliere il supporto vitale a un paziente terminale. Tecnicamente, dottore, comunque omicidio, ma vabbè dettagli. Ok, eccoci ritornati effettivamente nel salone principale, per fortuna. Sei pronto? È ora di affrontare uno dei Big Daddy. Non sarà facile, ma è l'unico modo per raggiungere le sorelline e l'Adam che trasportano. Ok, c'è una sorellina più avanti. Per ottenere l'Adam da lei, dovrei prima affrontare il suo Big Daddy. Mi pare un attimino incacchiato, Quindi loro praticamente raccolgono tutto l'Adam dai cadaveri e lo bevono. Quindi hanno qualcosa dentro che gli permette di convertire quello che recuperano in Adam. Ah, ma povere ragazzine, avanti. Allora, cerchiamo di farci furbi. Se ho capito bene, i proiettili perforanti fanno un sacco di danno, soprattutto ai Big Daddy. Però abbiamo anche il fucile con 6, meglio che nulla, pallettoni elettrici. Ok, che mi sembra una cosa buona e giusta. Nella pistola mettiamo, come dicevamo, i proiettili perforanti. Olle. E teniamo pronta la nostra elettroscarica. Tanto lo sappiamo che ci sto per morire male male. Oh no, la torretta me l'hanno abbattuta. Pronti? 3, 2, 1, via! Vai! Oh maronne! Oh no no no, non gli ho fatto niente. Non gli ho praticamente fatto niente. Qua ci sto per morire, popone, ci farà male. Ermo, oh maronne. Senti, ah, che fa? Mi ha intontito. Mi ha tipo intontito. Buono lì. Buono lì, no 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 no. Oh porca di quella iper super mega porca. Ma che fagli male, bambina? Ah, oh, porco cane, non si era ricaricato la pistola. Ok, gli abbiamo tolto metà della barra della vita. Statti fermo. Statti fermo e giù droga in vena. Ok, aspetta, 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 ridammi quel fucile con i pallettoni elettrici. Se lo riesco a stunnare abbastanza è fatta. Ok, questo lo sente parecchio. Uno male, aia, aia, mi ha stunnato. Bastardo, ok, ancora uno. Ancora uno, no, 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 ricarica. Per un secondo ho temuto il peggio. Ok, ricaricami i proiettili normali qua. Mi dispiace bambina, lo faccio per il tuo bene. Vediamo un po' se da Big Daddy posso recuperare qualcosa. $83, non male. Mentre invece la ragazzina, ancora una volta, possiamo vedere di salvarla. Lo faccio per te, non ribellarti ragazzina. Mi hai salvata. E come faccio ad ucciderti, povera tenera stellina? Ricordatevi di portarmi dei regali, hanno detto che ne varrà la pena. Quindi presumo che prima o poi mi daranno dei premi. Ok, nel frattempo è arrivato un altro Big Daddy. Ma siete praticamente dovunque. Fatto sta che se premo il menu di pausa mi dice quante sorelline ci sono in ognuno dei vari livelli. In questo caso ne abbiamo già liberate due, quindi non ha senso affrontare altri Big Daddy. Ok, raggiungiamo quindi la via d'uscita. A che punto sei? Entra dall'accesso di emergenza appena arrivi. Ryan ti sta osservando. Non lo sentirai arrivare, ma sarà lì prima che tu te ne renda conto. Ok, buono sapersi. Datemi un secondo che acquisto qualche altro kit div, perché ne ho usati parecchi per far fuori il bastardo. Oh, aspetta! Parco cane, ho visto adesso che mi hai lanciato gli esplosivi. Bastardone, vieni qua. Vieni qua, ti insegno io, porca di quelli per porca. Tu e i tuoi cavolo di esplosivi. Fermo, fermo, no, non far follie. Aia, uno è riuscito a lanciarmelo comunque. Perfetto, ma alla fine l'ho trucidato male male. E non... oh, ok, c'aveva un sacco di dollari, perfetto. Purtroppo nello scontro con il Big Daddy, il povero Giorgio ci è perito male male, quindi dovrò procedere da solo. E voilà! Oh, finalmente! Disattivato, grazie per la pazienza. Non so davvero come, ma ce l'hai fatta.
adesso raggiungimi a Port Neptune. Non vedo l'ora di stringerti la mano. Ok, stiamo effettivamente per raggiungere la prossima zona, ovvero Neptune's Bounty. Wheela, sto posto è tanto grande quindi. Oh mio Dio, dove boia sono finito? Ora hai goduto della piacevole compagnia di Andrew Ryan. È lui che ha costruito questo posto e che l'ha mandato in malora. Nessuno sa bene cos'è successo. Forse è impazzito, forse il potere l'ha sconvolto. Magari ha solamente deciso che non gli piaceva la gente. Comunque sia, sono morte delle brave persone. La mia famiglia è in un sottomarino nascosto nelle fondamenta delle Fontaine Fisheries. Ci vediamo lì. Ok, perfetto. Nel frattempo ho trovato la banca genetica. Mi permette effettivamente di abilitare i plasmidi che preferisco, perché come avete visto non abbiamo sbloccato ancora tutti i vari slot. Ok, molto utile. Per adesso otterrei la telecinesi, perché penso sia abbastanza utile per recuperare gli oggetti più distanti. Oh no, e adesso cosa c'è laggiù? Buongiorno. Striscia nel mio giardino. Per nulla inquietante. Oh no. È la stessa signora che abbiamo visto anche in passato. Aspetta, aspetta che intanto ho trovato dei pallettoni elettrici. L'ho detto che questo potere era più utile di quanto uno si sarebbe mai aspettato. Vediamo un po'. Vedo cose nascoste, pallettoni per pistola, perfetto. Mentre invece il signore aveva un kit medico e qualche proiettile per il mitra. Ho la vaga impressione che in questa nuova zona, ovviamente, passano come il vento, incontreremo nemici più potenti e decisamente molti più pericoli. Oh no, già un'altra bambina. Ce ne sono ben tre di sorelline in questo livello. Cos'è sto posto? Ma è bellissimo. Siamo veramente in fondo al mar. In fondo al mar. Ok. Signore, ma lei sta soffrendo, perché emette dei suoni abbastanza inquietanti. Aspetta che, oddio, potrei provare. E che purtroppo non ho Giorgio a pararmi il chiurlo. Ok, faccio una prova, ma è follia allo stato puro, perché il signore ha una spara rivetti e può lanciare anche le granate. Oh, perfetto. Questo è un bel problemone. Fa dei danni assurdi con quella spara rivetti. Allora, tienimi fuori i pallettoni elettrici della serie, meglio che nulla. Ottimo. Ok, eccoli, li vedo laggiù. Sta cercando di far scappare la bambina. E invece no. Ok, aspetta. Madò, maronne, mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto proprio una cifra male. Perfetto, ok. Mettiti qua dietro, ciccio, curati. Mamma mia, perfetto, abbiamo ancora tre pallettoni. Aspetta, 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 prova a avvicinarmi. Di prepotenza, vai, oh maronne. Ah, au, au, che pacca che non mi ha tirato. Aspetta, ok, ne ho ancora uno, ne ho ancora uno. Ok, me la rischio, vai. Stunnato e bam, oh, questo l'ha sentito. Non l'ha sentito come avrei voluto, perfetto. Quindi questa è una Rosy, se ho visto bene. Oh mio Dio, l'ansietudine. Ciao bambina, vieni qua. Ti do una palpeggiata veloce, veloce. Oh, dobbiamo decisamente diventare più potenti o qua non riusciremo a sopravvivere. Sei stato gentile con le mie bimbe. Ma sei davvero nostro amico? Comunque, una bimba ti offre un regalo in segno della nostra stima. Ok, meno male, teniamo comunque fuori la mitragliatrice. La Tenenbaum vuole ricompensarti. Ok, dobbiamo quindi raggiungere il distributore di plasmidi più vicino. Potrebbe essere forse da queste parti? Ok, diamo un'occhiata veloce, non so nemmeno io dove andrò a finire. Porco cane, ho dovuto sprecare tuttavia un sacco di munizioni. Oh, eccole laggiù. Ah, oh, ma che gentili queste bambine. Mi hanno dato 200 unità di Adam, ipnotizza Big Daddy e oi, 12 proiettili perforanti. C'è qualquadra che non cosa alla mia destra. Aspetta un secondo. Serve una guardia del corpo all'istante. Il nostro nuovo plasmide ipnotizza, ingannerà un Big Daddy, costringendolo a proteggerti come se fossi una delle sue sorelline. Più avanti potrebbe tornare decisamente molto utile. Per adesso lo mettiamo nella banca genetica. Perfetto. Oh oh. Aspetta, 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 che mi stanno sparando da una certa distanza. Un po' di missili. E basta sparar missili. Oh, li possiamo rimandare indietro? Sì, li possiamo decisamente rimandare indietro. Signore, buongiorno. Non rompo i maroni. Non sei ancora morto? Ora ci sei morto poco più di prima. Ok, vediamo di far fuori quella cavolo di torretta. Oh, qua siamo nella MP totale. Aspetta. E voilà. Ottimo. Problema risolto. Oh, aspetta che c'è ancora un signore. Dammi un secondo. Un uomo gradisca un po' di 220 e un proiettile sulle gengive. Perfetto, con un colpo alla testa per fortuna. Li facciamo fuori. Ok, altri pallettoni elettrici. Ottimo, abbiamo 360 unità di Adam. Non male, guardate quanta roba che abbiamo sbloccato. Allora, migliorerei di sicuro ancora live massima, perfetto. E anche la salute, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Avete visto che con lo scontro nello scontro col Big Daddy ho rischiato un sacco la mia vita. Ah, oddio, cosa possiamo sbloccare? Un altro slot per plasmidi?
Non mi dispiace come idea, perfetto. Così ci possiamo eventualmente mettere. Lo so già, non serve che mi rifai la pubblicità. Anche incenerimento, qualora ci tornasse utile. Abbiamo i dardi criogenici. Congela i tuoi nemici, frantumali in migliaia di schegge. Non è divertente? Non mi dispiace, ma se potessimo ridurre i danni fisici. Non è che mi dispiace più di tanto. I kit medici ripristinano anche l'IV. Questo è buono. Questo è molto ma molto buono. Perfetto, alla fine fare la brava persona mi ha comunque ripagato. E le bambine ci hanno dato proprio una cifra di Adam. Aspetta un secondo, che di là c'è là, un bel kit di IV. Mi sa che da quella parte non possiamo andare. Teniamo gli occhi aperti, mi sa che qua torniamo nella stanza precedente. Aspetta, un altro kit di IV. Vieni da papino, ottimo. Sì, siamo dall'altra parte. Aspetta, guarda. Oh! C'è una torretta che mi spara da là in fondo. Ho visto un plasmide buttato a terra. Aspetta un secondo. Ah, aspetta, c'è una torretta che qua sotto. Buona torretta. Ok, cerchiamo di aggirarla. È pieno zeppo di IV. Ok, e voilà, il gioco è fatto. Questa torretta mi avrebbe fatto comodo prima affrontando il Big Daddy. In effetti, vediamo un po'. Intanto ho trovato un altro diario. Stiamo mettendo tutte le batisfere in isolamento fino a nuovo avviso. Ryan ci ha fatto installare sopra una specie di apparecchio genetico. Così solo lui e i suoi più stretti collaboratori saranno in grado di usarle senza dubbio. I ragazzi mi hanno detto che le chiavi sono piuttosto enormi. Fratelli, cugini. Chiunque geneticamente legato sarà libero di andare e venire come gli pare. Oh, che bastardi! Ecco perché nessuno se ne può andare. Quindi a meno che tu non sia un parente di Ryan, o Ryan stesso, o i suoi più stretti collaboratori, sei praticamente bloccato qua sotto. Ma è fuori di testa, non ho capito perché non voglia far fuggire tutti gli altri. Ottimo, torretta girata e come potete vedere sta già lavorando al mio posto. Sì, però non hai preso nessuno. Signore, ti affermo lì, non faccia follie. No, aspetta, telecinesi. No, aspetta, incenerimento. Ho sbagliato un potere. Vabbè, funziona comunque. Aspetta. Tutta per te, amico mio. Ole. Problema risolto, maronne. Devo ricordarmi che dopo esplodono alla fine. Basta sparare che becchi me, cretina di una torretta. Aspetta che non ho recuperato il plasmide. Alla fine, medico esperto. Grazie a medico esperto i tuoi kit saranno più efficaci. Guarirai da ferite e malattie con una rapidità impressionante. Oh, non male, casomai. Togliamo delizia genetica che non era poi così utile. Che succede? È arrivata della gente all'improvviso dopo che ho recuperato il plasmide. Boni, date boni e non rompete i maroni. Ehi, segno io sotto giariga. Porca di quelli, per poi ti pigli tutta la 220. Oila! È certo, ok. Perfetto, allora, mi avevano detto di andare alle Fontaine Fisheries. Quindi siamo arrivati nella zona giusta. Ah, qua era dove c'era quella torretta con i missili che ho battuto poco fa. Buongiorno. Signora, lei è completamente fuori di testa. A quanto pare sta trucidando tutti. Ok. E un giorno gli uomini smisero. Ci sarà un motivo, signore, è completamente andata di cervello. Aspetta, abbiamo dei pallettoni. Ah, è servito bene, c'è anche un kit medico che per adesso non ci serve. Lasciamo qua. Guarda quanta roba che c'è. Buongiorno, mi aprite, scusate. Atlas ha chiamato via radio. Dice che stai cercando un invito per le pescherie. Col cavolo, ho detto. Ma se vai all'ufficio del caposcalo e recuperi una macchina fotografica per il vecchio Peach, potrei concederti un invito. Ok, si può fare, non è un problema in effetti. Cosa è stato? Oh no. Amico, sì? Sei fottuto. Oh no. Allora, utilizziamo quei proiettili anti-uomo. Signora, un attimo. Aspetti, ferma lì. Ciccio, ricarica più veloce. Marone. Ricarica più veloce. Ah! Per fortuna, porco cane, che avevo quella nuova abilità. La signora, peraltro, fa proprio una cifra di danni. Signora, stia ferma. Oh, un Giorgio da dove? Ah, me l'ha mandato il tizio, perfetto. Aspetta, porco cane. Vediamo di dare anche incenerimento. Che è di sicuro. Oh, scappata? Oh, sta puttana giù, vero? Sta accadendo, inquietantissima sta donna. È troppo forte per te. Guarda sul nostro trasportatore. Ci troverai qualcosa per salvarti la ghirpa. Parliamone, proprio una cifra. Prendere quella macchina e scatta delle foto a quelle che strisciano sul soffitto. E allora io ti farò entrare nelle Fisheries. Ok. Guarda, giovane amico, se ti sento addosso puzza di Fontaine, tu finisci in una cassa. Atlas ha garantito per te, ma io non giro lo sguardo solo perché lo dice lui. Wow, per un secondo credevo di essere spacciato. Aspetta che ho visto qualche altro kit medico di qua, ottimo. Fontaine è morto e lo sanno tutti. È sotto
sottoterra da mesi e mezza città sobbalza ancora a sentirlo nominare. Cristo, persino Ryan. No, oh, siete ancora vivi? Troppo vivi per quel che mi riguarda? Perfetto. Ok, quindi sembra che il boss locale sia morto. Perfetto, vediamo di recuperare tutto. Grazie signori, molto gentili. Devo cercare di utilizzare di più anche il mitra, perché ho visto che mi stanno dando un sacco di proiettili. Buongiorno. Dove sono finito? Mi sa di zona facoltativa. Ah, dannazione. Tuttavia serve un codice. Oh, lo posso girare? Non è così difficile. Oh, porco cane, aspetta che è piccolo questo. Ok, per mia fortuna avevo i pezzi giusti, giusti. E voilà, perfetto. E ora la porta si è aperta. Mi domando dove fosse il codice. Aspetta che abbiamo anche una registrazione. L'interrogatorio di sto povero Cristo. Maronne. Timmy, Mr. Ryan mi ha chiesto personalmente di chiarirtelo. Tu ci consegni Fontaine e il suo lurido giro e finirai a scolarti fin da su al Fighting Madonna. Ma se preferisci fare il testardo, ti tratteremo davvero come un mulo. Dagli un assaggio, Patrick. Ah, brutto modo di andarsene in effetti. No! Che succede? Cambiato idea, Timmy? Timmy, ora sei pronto a parlare? Continua, Sullivan. Fai del tuo peggio. Qualunque cosa tu e Ryan pensate di farne, Fontaine mi può fare il doppio. Ok, Fontaine era un grande bastardo, ora lo sappiamo. Quindi praticamente loro qua allevavano tutti i pesci e quindi era una sorta di pescheria. Beh, voglio dire, i pesci abbondavano. Vivi sott'acqua, scusa, eh. Oh, buongiorno signore, scusi, non l'avevo vista. Porti pazienza, no, stia buono lì. Stia buono lì. Aspetta, 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 magari me lo fa fuori il Big Daddy? Ok, dovrei aver fatto fuori tutti. Buono. T'ho sentito che ti eri triggerato male. Che casino. Vabbè. Ma quante boie di persone non ci sono? Buoni. Gradite una leggera infuocata veloce. È molto amichevole. Perfetto, sto fucile è qualcosa di incredibile. Oh, senti, i proiettili ce li ho. Tanto vale utilizzarli. Aspetta che non mi incendio io di brutto. Aia. Maronne, sto livello è molto più difficile degli altri. Aspetta che intanto ho trovato, buongiorno, un kit medico dell'IVA. Signore, buongiorno, mi ha fatto prendere uno spavento. Ok, alla grande. Perfetto, erano pieni zeppi di denaro. Ottimo, mamma mia, la gente è morta un sacco male da queste parti. Ci sono degli oggetti qua sotto, devo trovare un modo per raggiungere sto posto e recuperare tutto il ricco bottino. Buono dai, io direi che per oggi ci possiamo fermare qua, direi che ci siamo traumatizzati abbastanza, il peggio ovviamente deve ancora venire e dovremo quindi trovare un modo per raggiungere il signor Atlas. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace per continuare la serie e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!